Devo dirvi la verità che questa perla che andiamo a leggere di Amoris Laetitia, il numero 215, mi ha sorpreso fin dall'inizio, proprio per il linguaggio che usa, perché va a toccare il vissuto concreto della vita di ogni coppia e di ogni famiglia. Leggiamo il significato procreativo della sessualità, il linguaggio del corpo, i gesti d'amore vissuti nella storia di ogni coppia, di coniugi, diventano una ininterrotta continuità del linguaggio liturgico e la vita coniugale, in certo senso, liturgia. Come dire che ogni gesto è liturgia, cioè un modo con cui diamo gloria a Dio per la bellezza e la realtà di quest'uomo, che è mio marito, per la bellezza e la realtà di questa donna, che è mia moglie. Liturgia quando preparo la tavola, liturgia quando faccio l'amore, liturgia quando ci preoccupiamo per i figli, liturgia perché è un modo per dar gloria a Dio e rendersi conto del dono che si sta ricevendo, la possibilità di esprimere solennemente nei gesti più semplici l'amore di Dio per la sua Chiesa, dentro tutti i gesti quotidiani della vita di coppia e di famiglia.